Ciao a tutti! Proseguiamo in questa puntata di Master of Vinyls parlando di metal estremo. Settimana scorsa ci siamo concentrati su alcuni gruppi provenienti dall'Europa, mentre oggi passiamo all'America. Partiamo con The Exodus, nati a San Francisco nel 1980, fondati dal batterista Tom Hunting e da Kirk Hammett. Dopo aver realizzato con loro un solo demo, nel 1983 Hammett lasciò la band per sostituire Dave Mustaine nei Metallica. Il primo album degli Exodus, Bonded by Blood, uscì nel 1985 con questa copertina abbastanza cruda che ritrae due gemelli siamesi, uno buono e l'altro deforme e cattivo. Nel 1989 il disco venne ristampato con un disegno molto più semplice, ovvero con il solo logo della band sopra l'immagine di una folla. Solo con la riedizione del 1999 torna la copertina originale. A New York nel frattempo, nel 1981 per la precisione, si formavano gli Anthrax grazie al chitarrista Scott Ian e dal bassista Dan Lilker. Il cantante era John Connelly, che abbandonò poco dopo per poi fondare nel 1984 i Nuclear Assault con lo stesso Lilker. Nel loro disco di debutto, ovvero questo, Fistful of Metal, non compare ancora Joey Belladonna alla voce, bensì Neil Turbin, autore di tutti i testi dell'album, che venne licenziato dopo poche date live per mancanza di carisma. Oltre a pezzi diventati inni non solo per i fan degli Anthrax ma proprio per tutti i thrasher, troviamo anche la cover di I'm 18 di Alice Cooper. Death Rider, il primo pezzo, ispirò anche Turbin per la creazione del suo ultimo gruppo, ovvero proprio i Death Riders, nati nel 2003. 20 anni prima, invece, nel 1983 a San Francisco, nascevano i Possessed. Nonostante abbiano pubblicato solo 2 album, negli anni 80 sono considerati uno tra i gruppi più influenti per il death metal, nonostante comunque il genere non sia stato inventato da loro, e se ne fecero portabandiera anche grazie ad un pezzo intitolato proprio death metal. Il disco che vi mostriamo è il primo, Seven Churches, che presenta un thrash molto cupo, influenzato sicuramente dagli Slayer, ed in cui viene fatto un largo uso del growl. Nello stesso anno, in Florida, Chuck Schuldiner fondava i Death, anche se inizialmente il gruppo si chiamava Mantas. Scream Bloody Gore, eccolo qui, il loro album d'esordio è uno dei capisaldi della scena death metal internazionale, grezzo, violento, sanguinolento, con la maggior parte dei testi ispirati a temi e pellicole horror. Chuck Schuldiner era anche un accanito tape trader, è nota a tutti la corrispondenza che teneva nei primi anni 80 con Max Cavalera dei Sepultura. Questo ci consente di passare a parlare della scena sudamericana, in particolare ci vogliamo soffermare su 2 gruppi e partiamo quindi con i Sepultura, nati in Brasile nel 1984. Partiti proponendo un thrash metal grezzo, negli anni incorporarono poi nel loro sound elementi più death ed alternative. Il moniker Tomba in portoghese venne scelto dal fondatore Max Cavalera mentre ascoltava e traduceva Dancing on Your Grave dei Motörhead. Agli inizi i loro testi si caratterizzavano per le tematiche fortemente blasfeme ed anticristiane, ma vennero successivamente virati verso temi politici, arrivando addirittura a definire i testi degli inizi come errori di gioventù. Questo Schizofrenia del 1987 è il loro secondo album e gli valse un contratto con la Roadrunner, che lo ristampò e lo distribuì in tutto il mondo. Sempre in Brasile nel 1985 però nacquero i Sarcofago ad opera di Wagner Lamounier, primo cantante di Sepultura. Il loro è un thrash metal misto ad influenza di quello che sarà poi definito black metal. The Laws of Scourge del 1991 è il loro terzo album, un punto di svolta nella loro carriera, prima di tutto per la produzione, nettamente migliore ai dischi precedenti, ma anche per un'evoluzione nel songwriting e nella tecnica. Rimane sicuramente il loro album più famoso. Con il Sarcofago si chiude il nostro breve viaggio nel metal estremo americano. Come sempre consci di aver tralasciato altri gruppi e dischi altrettanto degni di menzione. Fateci sapere la vostra opinione e se ci sono dei gruppi in particolare di cui vi piacerebbe che parlassimo e che trattassimo nelle prossime puntate. Non dimenticate di iscrivervi al canale e alla pagina Instagram per poter quindi interagire con noi. Ringraziamo Morbid Vision Italy, il nostro sponsor, nonché produttore di tutte le nostre puntate. Disponibile per tutte le band per la realizzazione di videoclip, lyric video e riprese live. Lo potete contattare qui. Se anche voi siete interessati alla sponsorizzazione di questi video, scriveteci a questo indirizzo per maggiori informazioni. Alla prossima!